Questa è la partita tra Fiorentina ed Espanyol, la partita che sancisce il ritorno del pubblico allo stadio Franchi, la partita che la Fiorentina prova subito a fare sua. Giocata di Biraghi sulla fascia sinistra, cross dentro, Saponara, risponde Diego Lopez. Sulla strada della Fiorentina il classe 81, portiere dell'Espanyol, che la Fiorentina ha già affrontato tante volte, poi ve lo raccontiamo meglio. Corner da destra, il colpo di testa di Martinez quarta, come diceva mister, tre allenamenti nelle gambe, poi il tributo al minuto 13 per Davide Astori, per ricordare questa Unbeatables Cup e soprattutto la volontà di combattere le cardiomiopatie. Torniamo sul campo con questa giocata invece da parte di Caglion, si fa vedere Bonaventura sullo scarico da parte di Dusan Vlahovic, il destro di Bonaventura però è deviato praticamente davanti alla porta da Cabrera. Al minuto 21 l'altro ricordo, quello per Daniel Harke, che è scomparso 14 anni fa purtroppo a Coverciano, anche lui per un problema cardiaco, e appunto anche per lui il ricordo di questa partita, e si ferma al minuto 21 la gara. Poi ancora calcio con il cross da parte di Biraghi, anticipato Lollo Venuti, che era venuto dalla fascia destra fino a fondo campo per cercare il colpo di testa. Irrati dice che può bastare così per i primi 45, si ritorna nella ripresa inizialmente con le formazioni pressoché invariate, Fiorentina che mette minuti nel motore, ma su calcio piazzato deve dire la sua Drongoski, che fin lì praticamente non era stato impegnato, va a togliere letteralmente il pallone dal 7 e poi Fiorentina ancora nel finale di gara con Caglion, ne ha ancora anche se siamo intorno al minuto 80, con questo pallone verticale per cercare proprio Dusan Vlahovic in bucata che non riesce, la pressione alta della Fiorentina, guardate Igor dove viene a recuperare palla nella tre quarti avversaria, Dusan Vlahovic ancora lui col destro, niente da fare, specchio soltanto sfiorato, ancora Diego Lopez a fare buona guardia ma probabilmente sul pallone non ci sarebbe arrivato. In contropiede nel minuti praticamente di chiusura ci prova ancora la formazione ospite con un'azione orchestrata da Embarba, cross rasoterra, Vulei arriva all'impatto ma c'è l'ottima interdizione da parte di Dallemur, è entrato praticamente pochi minuti prima e si fa subito trovare pronto. Un po' di cambi anche per la formazione di Vicente Moreno, dentro anche Callero, e problemi invece fisici per qualche giocatore, si rifà sotto, proprio qui siamo al minuto 85 con questa imbucata, il tiro di prima intenzione ancora di Vulei che si fa trovare pronto con il contropiede, e non ha fortuna, poi un'azione fermata in realtà per fuorigioco ma che comunque entra nei nostri highlights. A quel punto sullo 0-0 calci di rigore, vediamo se ci sono anche i contributi dei penalty che arrivano dalla regia, ricordiamo la partita è stata mandata in onda da Team Vision per accordi insomma tra la società Unbeatables e le due squadre, con naturalmente anche delle entrate per beneficenza per quanto riguarda proprio la manifestazione. Allora andiamo a raccontarvi i rigori, Embarba alto dopo aver deciso di calciare davanti alla porta della curva ferrovia, il numero 23 classe 92 tira alto, ci pensa allora Dusan Vlahovic, va sul dischetto contro Diego Lopez, dicevamo non il primo confronto tra Diego Lopez e la Fiorentina, i Viola lo hanno affrontato quando aveva la maglia del Villarreal, poi anche quando aveva quella del Milan, ovviamente del Villa era in Coppa UEFA. Qui invece arriva il gol da parte del numero 32 Garcia Sanchez, il giovanissimo classe 2002, 20 anni per lui, va dal dischetto e spiazza Drongoski, che però poi sarà protagonista, intanto Riccardo Sottil che potrebbe andare a piazzare il gol del momentaneo 2-1 e così fa, perfetto il destro da parte dell'esterno della Fiorentina, non ci può fare niente Diego Lopez, sul dischetto invece va Merida e risponde perfettamente in questo caso Drago, che ci mette tutti e due i pugni ed esulta mandando anche un cuore, crediamo, verso il preparatore dei portieri che forse gli aveva dato dei suggerimenti, poi casomai glielo chiederemo. Ricky Saponara con il sinistro diretto verso l'incrocio, praticamente perfetto la sua esecuzione, e poi dal dischetto va anche il numero 16 Ribaudo per cercare di allungare la serie. Ed è così infatti, perché si va sul 3-2, decisivo quindi dal dischetto, Marco Benassi se segna per la Fiorentina c'è la vittoria naturalmente in questa partita amichevole, in questo trofeo Unbeatables Cup, si guarda le spalle Diego Lopez ma invece guarda la rete e la piazza lì
proprio Marco Benassi per il gol del definitivo 4-2, con cui appunto la Fiorentina vince questa partita amichevole dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Mister, ancora benzina nelle gambe per il suo gruppo, che impressioni ha avuto? Ma chiaramente domani abbiamo un'altra amichevole, due formazioni per cercare di mettere ancora minuti sulle gambe. Penso che abbiamo affrontato una signora squadra, una squadra che chiaramente farà bene, sono convinto, nel proprio campionato, e siamo riusciti a non prendere gol. Potevamo creare qualcosina in più, però va bene, primo test impegnativo e penso che i ragazzi abbiano risposto bene. Dobbiamo crescere, stiamo costruendo, siamo un gruppo nuovo, quindi penso che possa anche andare bene così. Ci sono state anche delle buone occasioni sotto porta, forse di più nel primo tempo, una con Saponara e l'altra con Bonaventura. Sì, nel primo tempo potevamo secondo me far male in 3-4 occasioni, però l'importante è cercare di mettere dentro anche quei meccanismi, quei concetti che stiamo iniziando a mettere dentro. Abbiamo fatto subito partire dall'inizio quarta, che ha 3 allenamenti con noi. Domani avremo un'altra amichevole per testare anche i nazionali che sono arrivati, in più gli altri metteranno ancora minuti sulle gambe, quindi andiamo avanti, stiamo tutti bene, nessuno si sta facendo male, quindi siamo contenti. È stata anche la sua prima da allenatore della Fiorentina al Franchi, con finalmente anche il ritorno dei tifosi allo stadio. No, questo è uno stadio che io soprattutto da calciatore sono venuto tante volte, è uno stadio che ti dà grosse emozioni, sono contento del pubblico, grande entusiasmo, siamo contenti che alla fine anche il rigore abbiamo vinto, quindi serata positiva, speriamo di averne tante altre. Domani un altro test, lo diceva lei, per continuare a lavorare, la percezione, l'abbiamo detto più volte, che ci sia comunque un bel feeling tra lei e i ragazzi, questo lo si vede anche molto sul campo, su quello che attuate poi durante le partite. No, sono contento della risposta dei ragazzi, dell'applicazione, del fatto che cercano di proporre tutto quello che facciamo in allenamento. Abbiamo deciso di, sia nell'ultima giornata a Moena che adesso, di fare queste doppie amichevoli per cercare di far giocare tutti con grande minutaggio. E domani ritorniamo qui al Franchi e affrontiamo una squadra di Serie C. Spero che domani si possa ancora far bene come abbiamo fatto oggi e dobbiamo crescere, come ho detto prima. Lavoriamo, lavoriamo e sono convinto che con questo entusiasmo faremo bene. Sfida tra due squadre che giocano a calcio, che non vogliono regalare la palla in ogni situazione. Ci stanno facendo correre, stanno mandando ogni tanto a vuoto le nostre pressioni. Siamo partiti meglio noi, poi dopo sono venute fuori loro. E la squadra tecnica, stiamo tenendo botta, è un ottimo allenamento per noi in vista del campionato che andremo a fare. Senti, un bello scambio tra te e Biraghi, sei arrivato sotto porta con una bella parata del portiere delle Spagnole. Sì, il mister chiede sempre un gioco di catene e io e Cristiano ci troviamo bene, capiamo le doti le doti rispettive, sappiamo i movimenti che fa il compagno e quindi riusciamo sempre a trovare una soluzione per andare al cross o al tiro. Abbiamo creato un paio di situazioni, però possiamo fare meglio, soprattutto dalla metà campo in su. Siete alla ricerca, la state trovando, di un'identità, c'è un bel feeling tra voi e il mister? Credo di sì, il mister sta cercando in ogni modo di trasmetterci le sue idee, è esigente, però sa che questa squadra ha grandi doti che devono ancora venire fuori e quindi sta cercando in tutti i modi di tirarcele fuori. Ti faccio l'ultima domanda, una bella emozione tornare al Franchi con i tifosi, con una maglia nuova indosso particolare. Sì, è bello sentire alle spalle le voci dei tifosi che ti incitano, è da tanto che non vestivo questa maglia e ogni volta per me è una grande emozione. Sono qui con due tifosi, l'emozione di tornare all'Artemio Franchi a guardare la Fiorentina? Emozione e malinconia, diciamo, perché questa curva vuota per chi la vive fa male, però non potevamo non esserci oggi perché comunque ritorno allo stadio, fa bene, ci riempie il cuore, anche se, ti ripeto, guardare la Fiesole vuota fa male. Tra l'altro vi vedo già con le due maglie nuove, vi piace? Sì, sì, molto bella, ci piace, siamo andati subito a prenderla. Infatti siete riusciti a prenderla, erano subito sold out, come avete fatto? No, subito siamo andati, c'erano... Regalo di compleanno, regalo suo,
davvero. Ragazzi, ho trovato altri tifosi, tra l'altro è un gruppetto con tutte le maglie nuove, vi piacciono? Fantastico, fantastico, guarda, proprio l'altro giorno ho fatto questo tatuaggio. Vediamolo. Ah, bene, bene. Il giorno prima della presentazione delle maglie, destino, chi lo sa? Bene, voi? Bellissime, maglie pazzesche. Meravigliose, meravigliose, bellissime davvero. Questa gialla ci piace, vero? Molto, molto, veramente molto bella questa. E adesso sono qui con un giovanissimo tifoso viola, come ti chiami? Mattia. Il babbo? Alessandro. Preso subito la maglia nuova, ti piace? Sì. Per il babbo non l'abbiamo ancora presa? Ancora no, solo una. Solo una, poi quando sarà il momento che colore sceglierà? Forse giallo.